womanizer. Ecco, no, volevo capire da Priarone se abbiamo fatto bene, c'erano bene, tutti gli elementi adatto, della cultura pop. Adatto. Li avete presi quasi tutti, da Star Trek ai fumetti. C'era tutto. Allora, la abbiamo... fantasy, sono degli anelli. Promossi. Sì, promossi. Cristina, volevi aggiungere un qualcosa? Un ottimo video pro nerd, un video nerd friendly, diciamo. nerd friendly, quindi siamo arrivati. Scusate, ma io lei non era nerd, vero? Perché no, altrimenti no, non ho capito niente. Io invece mi identificavo con la ragazza, nel senso che ricerco proprio il secchione, quello che passa le ore e ore sui libri, un po' tormentato, perché sono persone comunque stimolanti, no? Sembra di parlare con loro e di leggere un dizionario o un libro, e quindi ti dà uno stimolo per dire... leggiamo un pochettino, impariamo un pochettino e apprendiamo, no? Miglioriamoci. Quindi Cristina, uscita da qua, lei passerà la serata con Stefano Priarone. Ma credo. Visto, mi fa. Puoi insegnare un conto è quanto si dice, un conto è quanto si fa, è diverso. Certo. Io con questo volevate aggiungere della... Sì, prego. Aggiungo che lei può essere una classica icona nerd, effettivamente. La del basso? Sì. Sì. Per diverso. Una classica, per diversi, devo dire che è un'icona un po' forse anche di tutti, ma diversi, che sia icona nerd? Beh, adesso te lo spiegherà fuori onda. Ora, ci sono due buoni motivi, Cristina. Si fidi. Noi con questo chiudiamo il tatami. Priarone, basta, lei è un po' incontrenibile. Mi faccia chiudere il tatami. Ho la nostra terza storia, mi arriva dall'Africa, poi mi va via. È un bel gran ragazzo, tutto tranne che nerd. Quindi state con me perché andiamo a